Umbria Radio, News, Music and Reflections. Un Palla Evangelisti gremito e coloratissimo ha segnato la giornata diocesana dei Grest, organizzata e promossa dal Coordinamento degli Oratori Perugini dell'Archidiocesi di Perugia Città della Pieve nella mattinata del 23 giugno. Più di 4.000 ragazzi, tra animatori, parroci, coordinatori d'oratorio e bambini, hanno riempito il percorso verde di Pian di Massiano, per poi concludere alla presenza del Cardinale Arcivescovo Gualtiero Bassetti la giornata di festa scandita da giochi, animazione, divertimento e preghiera. In continuità con gli anni precedenti, numerosi partecipanti, giunti da quasi tutte le parrocchie della diocesi, hanno trascorso una giornata di festa attraverso animazioni, panze e giochi organizzati su 6 grandi aree del percorso verde, colorato e abbellito con giganti palloni volanti recanti la scritta I Love Grest. Al termine, tutti gli oratori si sono ritrovati all'interno del Palla Evangelisti per la conclusione affidata alle parole del pastore diocesano, il cardinale Gualtiero Bassetti. L'inizio dell'estate è sempre la raccolta dei frutti, il grano e gli altri frutti importanti, ma è così anche nella vita di una diocesi, di una chiesa. Si raccolgano i frutti di quella semina che è avvenuta nelle parrocchie, nei gruppi, nei movimenti durante l'anno, e adesso noi raccogliamo dei frutti bellissimi. Pensando alle migliaia di ragazzi dei Grest, pensando ai nostri oratori che grazie a Dio si sono moltiplicati a vista d'occhio, pensando alla GMG dove mi dicono che partiranno circa 600 giovani di Perugia, è una cosa grandiosa questa, veramente, che mi riempie di gioia. E fra 2 giorni la consolazione di poter ordinare preti, 3 nuovi diaconi che sono qui, che sono già inseriti con i nostri ragazzi, che sono un'espressione viva della nostra diocesi, perché le vocazioni appartengono alle diocesi, alle parrocchie, per genesi, perché nascono lì, ma anche per destinazione. Quindi raccogliamo con gioia questi frutti che il Signore ci dà. Il presule si è poi rivolto anche ai presenti, donando parole di speranza e di gioia, partendo dal tema dell'avventura estiva, lo Hobbit intece di più. Vedendovi così tanti vi dico quanto è bella la vita, anche io vi dico non arrendetevi, non rimanete mai soli, se volete essere felici condividete la vostra felicità con gli amici, come vi ha anche insegnato questa avventura. Bassetti ha poi così concluso: ragazzi, ho tanta fiducia in voi, la storia del Grest ci insegna che ognuno di noi può ottenere risultati nella vita, voglio dirvi che siete importanti più di quello che voi pensate, con l'aiuto e con l'amicizia possiamo essere più di quello che pensiamo. Insieme al cardinal Bassetti era presente anche il vescovo ausiliare Monsignor Paolo Giulietti, che commenta: c'è bisogno di un po' di ottimismo, l'ottimismo di tutti quelli che sanno guardare nei ragazzi, nella storia, nelle cose, le potenzialità positive su cui costruire. Per cui, come l'Hobbit scopre di sé delle cose che non sapeva di avere, questi ragazzi, attraverso l'esperienza del Grest e la nostra chiesa, attraverso l'incontro con i ragazzi, scopriamo una positività che ci rallegra e ci incoraggia. Ciò che sorprende ed incoraggia sono proprio i numeri di questa partecipazione attiva degli oratori all'interno della chiesa perugino-pievese, ma anche intessuta nel territorio della città di Perugia, come sottolineato dal sindaco Andrea Romizzi. C'è un clima quasi da finale di Champion, con tantissimi ragazzi, animatori, è una realtà che davvero cresce a vista d'occhio di anno in anno, quindi tanti complimenti agli oratori e a tutte le realtà che in questi anni sono riusciti a coinvolgere in maniera così importante e direi anche sana tanti giovani giovanissimi. Ecco, dal punto di vista dell'amministrazione comunale, il sapere che appena arriva l'estate ci sono ragazzi che spendono il proprio tempo, le proprie vacanze per fare servizio, e sicuramente l'idea del fatto che comunque gli oratori aiutano anche a costruire dei buoni cittadini. Aiutano a costruire buoni cittadini sia perché sono tantissimi giovani che vengono coinvolti e che appunto partecipano
a questa esperienza, ma anche perché sono tanti, tantissimi gli animatori. Io sono rimasto impressionato quando mi hanno anche riferito il numero di ragazzi che volontariamente prestano parte delle loro ragazze e del loro tempo per animare il DRS, quindi queste bellissime manifestazioni estive, di cui davvero come amministrazione comunale il compiacimento per avere sul nostro territorio delle realtà così, così vive e così anche ricche di contenuti e valori. La chiusura di questa giornata, resa possibile attraverso l'impegno di tantissimi giovani animatori guidati dal Coordinamento Diocesano degli Oratori Perugini, è affidata alle parole di Don Riccardo Pascolini, responsabile del medesimo coordinamento. Gli oratori stanno crescendo perché l'oratorio è vivo e questa vivacità è tipica delle realtà parrocchiali, degli animatori, dei sacerdoti, di tutta la comunità educante che crede in questa esperienza appunto di annuncio, di testimonianza e di prossimità. Gli oratori perugini sono un segno di questa prossimità, di questa accoglienza che è vasta in tutta Italia. Credo veramente che questa non sia semplicemente un momento, ma che sia una novità per questa Chiesa, una novità bella che sta prendendo forma, che sta crescendo e credo ne vedremo ancora delle belle. Per Umbria Radio, Paolo Tardio.